Salve ragazzi, anche qui a raccontarvi un nuovo tema di attualità. Non so se avete letto oggi la cronaca quotidiana, ma c'è stato un ragazzo di 17 anni di Versilia trovato in stato di coma etilico alle 3:30 di notte da parte delle forze dell'ordine e grazie a un pronto intervento dell'ambulanza sono riusciti a far sì che esso non moriva. Cosa hanno constatato le forze dell'ordine? Che lì, con quella persona, c'era un gruppo di ragazzi che cosa facevano? Quello che sto facendo io con voi, vi sto comunicando un'informazione che loro tramite YouTube canalizzavano un film dell'horror, cioè questo vi deve scandalizzare sull'agonia di una persona di 17 anni che non poteva nemmeno bere in un locale alcolici, ma che per la macchia del consumismo, per far girare la politica del denaro, qualsiasi persona rivista di poter arricchirsi anche sulla tragedia di un ragazzino si accampano per creare un benessere personale e quindi è andato da bere. Poi quello che ci potrebbe fare più inorridire di tutti che altri ragazzi, vedendo l'agonizzante, cosa hanno fatto? Non hanno fatto il 113, il 112, ma agonizzato hanno preso i cellulari e filmato la sua agonia, fino a quando qualcuno che non era tra quelli che filmavano, in maniera da passanti, hanno chiamato le forze dell'ordine per avvertire che c'era una persona con seri rischi di vita, ok? E hanno cercato di allertare questi ragazzi di ma come siete messi di testa? Cioè fate i film su YouTube, ma io vi cancello da questa vita, io vi mando sull'Aspromonte col metro cubo, vi seppellisco lì isolati da soli, perché da insieme potete diventare cannibali e cibarvi l'uno con l'altro, come fate con YouTube a canalizzare con i vostri cazzo di cellulari l'agonia di una persona che sta lì per morire, ok? E qualche vecchietto che sta lì che abita si accorge del vostro rumore, del vostro baccano, che lo fate in maniera tacita ma se ne accorge fortunatamente. E uno che ha un po' più di età di voi, che ha la saggezza della società contadina, chiama le forze dell'ordine se c'è qualcuno con problemi di salute. Fortunatamente non è standardizzata come quello dei mass media, che se fate filmare una morte di una persona diventate famosi. Ma come siete messi di testa? Ragazzi, chiediamoci di queste cose, se siete favorevoli o no, dite la vostra, vi voglio ascoltare, perché per me è orribile quello che è successo ieri sera a Versilia alle 3:30 di notte. Una persona che sta per morire, 10, 15, 20 persone a filmare l'agonia e le forze dell'ordine inermi a vedere tutto ciò. Ma come si fa, ragazzi? Rendiamoci conto, a dargli da bere, a farlo arrivare con un tasso alcolemico di oltre il 3,3%, cioè l'abbiamo reso quasi morto, 17 anni, una speranza di una vita, di crearsi una famiglia, ok? Per che cosa? Per una possibilità di, come un adolescente, di sentirsi inserito in un gruppo sociale, che cos'è che dice che il gruppo sociale va bene o non va bene? Essere un pochettino un po' più euforici, a superare o esaltare un po' se stessi con l'alcol. Allora ragazzi, vi invito a parlare di queste cose, discutiamole quello che è giusto e sbagliato, cerchiamo di creare un qualcosa a livello di massa, di comunicare quello che noi non vogliamo che sia positivo o non sia negativo, come mezzo di comunicare quello che fa bene o non fa bene a una persona. Diciamolo come la pensiamo, non stiamo inermi a far sì che tutto ciò non si può cambiare, è immutabile, è così, va così, e ne parliamo solo col vicino. Parliamo anche attraverso questo canale YouTube, loro lo utilizzano per far vedere col morto la loro visibilità al pubblico, noi utilizziamo questo canale per contestare a gran voce questa cosa, perché non ci fa schifo questa cosa. Ma andiamo in Aspromonte, ok? Sponsorizziamo il metro cubo, sponsorizziamo che li mettiamo lì pane e acqua, isolati da solo, e se crescono psicologicamente li reinseriamo in società, se creano più danni della morte li lasciamo lì e vediamo come reagiscono l'opinione pubblica, se ci diranno noi che siamo cinici sulla vita umana o loro che sono cinici sulla nostra vita. Provochiamo il dilemma, quello che è giusto e quello che è sbagliato, e voglio ascoltare i vostri commenti, perché io sono incazzato duro.
Non ne posso più di queste cose. A vedere scritto sui giornali, non so come voi fate ancora a leggere e stare tranquilli dentro il posto di casa. Io non ne posso più e voglio sentire voi a parlare, a sentire la vostra voce. Magari attraverso il mio canale YouTube, quello che è, il mio video. Dite la vostra che io cercherò di amplificarla per come è possibile. Ok ragazzi, vi aspetto, commentate, fatemi sentire la vostra, argomentiamo questa cosa, perché è importante il rispetto della vita e il valore della vita, quello che deve essere. Per me è importante, per voi non so, ditemela la vostra. Ciao ragazzi! Allora, un lato bel cuore, questo vuole aver fatto cazzareccio, ma...